bello, sono ritornato a Jesolo. Sono un po' in ansia per via della tetta. Magari, vabbè, interessa pochi questi dettagli. Io ho fatto l'ecografia e mi ha scritto un ago aspirato. Il mio medico dice: ma sei scemo, non ti faccio l'ago aspirato perché se c'è qualcosa che non va è pericoloso. E, vabbè. E ha detto: aspettiamo comunque la radiografia. I risultati della radiografia invece dovrebbero arrivare oggi. È un peccato perché non riesco a godermi il fatto che ho il bombolone nuovo, e oltre il bombolone nuovo anche quel cacchio di sensore con 9 pallini, c'è tanta roba, è ancora 9 su 9, per carità la stufa è bassa perché l'Alde, sì, quando è inverno freddo riesce anche a far stare tipo la temperatura a 15 gradi, se no di solito mettendola un po' più normale, cioè se tu imposti a 15 gradi il termostato arrivi a 20 gradi comunque. Meno di 20 di solito non si va mai. È un mondo difficile. E poi non me lo ricordo più la frase. Era di Tonino Carotone. È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. Sonata di vento. Oi, faccio una roba, guarda. Perché ho preso roba a buon fine, c'è scontata del 50. Allora ieri sono andato a mangiare in un ristorantino col menù fisso 12 euro. Primo, secondo, col pane riscaldato, vino, acqua e caffè. E qua 10,50 euro il pranzo di oggi. Cioè, e dicevo che sto rivivendo quello che accadeva nei Balcani. Che quando eravamo lì si vedeva che effettivamente conveniva andare a mangiare in un ristorante piuttosto che andare al supermercato, cioè ti costava meno andare in ristorante piuttosto che andare al supermercato. Strana sta roba. Sono troppo in paranoia perché mi dà fastidio la tetta, è da 2 mesi che vado avanti con sto fastidio alla tetta e ovviamente uno dopo si fa strane idee. Qua che chiamo di continuo Ark Camper per sta ventola del frigo, ma boh, stiamo andando avanti all'infinito come il frigo quella volta, ragazzi. Veramente stavo parlando bene la Tedford, ma mi tocca rimangiarmi tutto quanto. Sembrano cazzate, però chi piace il mare d'inverno e queste cose qua è una grandissima fortuna. Non tanto l'abitare vicino al mare, perché io potrei abitare ovunque, ma l'avere la fidanzata vicino al mare, no? Certo che io adesso non voglio che questo canale sia un canale di economia, però vedevo, tu sai che io faccio spesso la spesa al Lidl, stai attento, perché è un po' come i cinesi, no? E dici, cazzo, con 30 euro mi faccio una mega mangiata all you can eat, sì, ma ti riempi di merda, ma nel senso di roba da pochi soldi, ok? Quindi da fare, non sono stupidi i cinesi, come... così come non sono stupidi quelli delle grandi distribuzioni, ok? A Lidl, se vuoi che te la riassumo senza tanti girarci in tondo, tu praticamente compri una cosa da 1 euro che ha valore magari 1 euro. Vai da un'altra parte e dici, cazzo, mi costa 1,20 euro, 1,40 euro, e cazzo, un 20-40% in più, sì, ma il valore è tipo 6 euro, cioè, capito, il rapporto qualità-prezzo, ok? La qualità è da 6 euro al prezzo di 1,40, al Lidl la qualità da 1 euro al prezzo di 1 euro, quindi alla fine io del Lidl sinceramente mi è rimasta solo l'acqua, che prendo l'acqua e basta, solo l'acqua. Esatto, mi voglio di passare l'acqua. Io non credo a tutte quelle cagate di bio eccetera eccetera, anche perché avendo conoscenti che lavorano nell'agricoltura mi hanno spiegato proprio loro che spesso il bio è solo una parola, è solo una scritta, quindi la roba è uguale all'altra, sempre trattata con i pesticidi, perché dicono giustamente se no la roba si rovina oppure porterebbe dei batteri nocivi per l'essere umano. Quindi è tutto come prima, in molti casi, non in tutti, attenzione. Solo che ci scrivono bio e ti fanno pagare la roba 4 volte di più, hai capito? Io il bio la scriverei per mone. Oh, faccio il CP, guarda come si è autoeducata, vedi? A non mangiare, guarda che roba, la rifiuta quando è giù, vedi? Mangia cane, mangia, guarda che roba, guarda che roba, ma che non vuoi insegnare niente? Ha fatto idea, ma che misteri, vabbè, amanti, avrà visto i robi su YouTube dei cani che non mangiano fino a quando non te che dà via, ma che misteri, vabbè, amanti.
Ok, ti rettifico tutto quello che ho detto. Sconsiglio vivamente anche la Thetford, cioè si sta diventando una cosa infinita. Squacchiamo tutti i giorni Arca Camper. Questa cazzo di ventolina di merda. Vabbè. Adesso devo prendere gli esami i risultati della radiografia e vediamo se devo morire. Ok, fatto. Allora, in sostanza credo di aver capito che dicono così: caro paziente, ma tanto paziente, no? Poco paziente, ha fatto lei i raggi per il cazzo, perché noi da qua vediamo le ossa che sono a posto e per la roba sua bisogna fare altri approfondimenti. È una figata che da queste parti il medico lavora 4 giorni alla settimana e 2 ore al giorno, ma il McDonald's è aperto H24 tutti i giorni, bello! E se secondo te una frase è fatta, sarà anche una frase fatta, però ragazzo, il mondo gira nelle leggi delle frasi fatte, porca troia. La tetta credo mi sta dando decisamente molto meno fastidio, quindi spero sia anche un buon segno dopo 2 mesi. Certo, cosa volevo dire? Per fortuna sono riuscito a farmi l'impegnativa per una tettografia, che è l'esame, diciamo, delle tette, per chi ha le tette. Ok, no, tutti hanno le tette, vabbè, per chi ha problemi sulle tette. E vabbè, dai, speriamo più che altro, sai, probabilmente non è niente, o è una cosa, diciamo, post-traumatica, cioè non sei una roba che dicono a te, fra, che cazzo ne so, hai capito? Però serve a me per poter procedere questo mio percorso di vita, quindi serenità e lavoro e produttività, okay, assieme, questo connubio, e senza di queste, diciamo, risposte, di queste certezze, sinceramente perdo la voglia di divertirmi e perdo la motivazione di lavorare, sinceramente. Quindi non vedo l'ora di tagliare un po' corto, insomma, ecco, per carità, come dicevo, solo il fatto che adesso ho meno fastidio già mi fa star molto meglio. E sto iniziando a fare una cosa che da anni sognavo, che è quella di studiare. Io ho sempre sognato di studiare Illustrator, Photoshop, motivo per il quale quella volta andai, mi iscrissi in una scuola professionale di grafico pubblicitario, no? Quando ero più piccolo. E solo che lì veramente ci hanno insegnato mille più puttanate, diritto, matematica, religione, stronzate varie, ma di grafica, o meglio, di computer graphics, veramente zero. A me è rimasto sempre questo forte desiderio, e i miei mi avevano detto, vabbè, i soldi non ti mancano, vai a farti un corso, eccetera, eccetera. E ho detto, sì, i soldi non mi mancano, perché? Perché lavoro, porca troia, non è che posso muovere il lavoro, studiare e fare, o perlomeno non reggerei, non mi piacerebbe, perderei l'entusiasmo. Allorché, una volta che ho trovato un po' questo mio giusto equilibrio di lavoro, ma anche tempo libero, soprattutto nel periodo invernale, ho preso dei testi per me importanti, non solo di computer graphics, ma anche di programmazione, perché insomma tantissime cose le so fare veramente alla grande, ma a volte mi mancavano, diciamo, dei punti che per me erano cruciali per il mio lavoro. Poi l'intelligenza ti fa creare escamotage e ovviare verso altre soluzioni, per carità, però mi piacerebbe sapere un po' tutto. E così sto studiando da solo, cioè per te sembra una cazzata, e dice, invece per me è una grande cosa, perché veramente è tantissimi anni che la sognavo. Per confermarti il fatto che non sto esagerando, allora ti ricordo che quando io feci, ma veramente il verbo più adatto non poteva esserci, feci significa anche cacca, cari bambini, quella scuola, veramente facevo un solo giorno di informatica, quella volta in 2 anni, dopo me ne fanculo tutto. E ci insegnarono a fare il login e logout su Tennel, utilissimo per un grafico pubblicitario, voglio dire. E successivamente di Photoshop non ho neanche mai sentito il nome, Illustrator, PageMaker e via discorrendo. Proprio non è neanche mai stato menzionato il nome. Si faceva invece tante proiezioni ortogonali, disegni con i compassi, le matite, eccetera, eccetera. Ma provi a immaginare che mi invia un cliente, no? E che faccio? Tipo il logo, piuttosto che la grafica, un sito con quattro le carta, il Fabriano, e il compasso, le matite, le squadre, e dopo dice, ciapa, porti in tipografia, adesso vedo cosa scritto, dice. Sì. Ah.
infinite giornate d'inferno e levatacce alle 5 della mattina per andare fino a Mestre ogni volta. Per cosa? Per i cazzo! Per di più per andare a ascoltare degli incompetenti che manco sapevano cos'era il loro lavoro. Perché ti spiego, una volta da ignorante, da giovane, dissi alla prof di matematica, siccome odiavo veramente la matematica, prof, ma sa, l'italiano serve a interloquire con il prossimo per costruire la società, per costruire rapporti commerciali, eccetera. La lingua inglese per estendere questa cosa verso altri territori, ampliare gli orizzonti commerciali, eccetera, 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 eccetera. Infatti erano le due materie che non studiavo mai, ma avevo il massimo di voti. E poi ho detto, ma è la matematica, prof, che cazzo serve? Oh, non mi ha mica risposto, cioè è rimasta così. E cosa? La matematica invece serve a costruire delle strade di pensiero, per quanto siano, possano sembrare formule inerenti alla materia, ok? In più servono anche a, un po' allenarlo, quasi come fosse un muscolo, ok? Allora, se la prof mi avesse risposto così, io avrei detto, ah ok, non voglio crescere col cervello atrofizzato, porca di quella troia, oppure, ah ok, mi può essere utile per fare altri tipi di ragionamenti, per creare nuovi tipi di pensieri, allora sì, vale la pena studiarla. Vedi, la mia infanzia è stato così, tutto un sacrificio per il cazzo, quindi tanta fatica, tanto dolore e zero compensi, parlo della scuola ovviamente. Se non mi credi, pensa che nelle antiche scuole, adesso non mi ricordo se era quella di Platone anche, c'era un cartello all'ingresso, parlo delle antiche scuole greche, che è dove si era maggiormente formato il pensiero all'epoca, era la scritta che non si poteva, diciamo, frequentare le lezioni, iscriversi, se prima non si aveva conseguito il diploma di geometra. Hai capito? Perché anche lì la geometria erano di quelle formule matematiche, sì, diciamo, però che ti consentivano di creare, o meglio sviluppare, potenziare la parte della mente che andava a impasticciare altri pensieri. Questo concludendo, per ricordarti per l'ennesima volta, che ti dico sempre, guarda che per essere felici non è che devi ascoltare le regole degli altri, ognuno ha la sua felicità. Cioè, tipo adesso in questo periodo essere felici non sei a Van Life, non sei i vestiti di Gucci, non sei Rolex, non sei a Lamborghini, non è tutte quelle puttanate là, buttarsi dall'aereo, che cazzo ne so io, o meglio, puttanate per me, perché beh, a me non interessano, ma è ad esempio lo studiare grafica, perché probabilmente, sai, sono un po' artista, la computer graphics comunque è un po' il dipingere, se uno ha passione di dipingere, cosa ho avuto star là, insista a far musica, che discorsi sono? Basta. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer, no en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer, no en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien.